animale, lui la certosa. Oh, io ho visto il pinghippo! Allora, praticamente, insomma, è straordinario, 50 ettari di parco comprati un po' alla volta, Mirto, ginestre e una mini foresta di vivi secolari, la spianata di cactus, il lago artificiale e una finta... Ma adesso cascata... che tutta la Sardegna sarà spianata di cactus! Insomma, c'è scritto così, non chiude mai Villa Certosa e non potrebbe essere diversamente, solo tra operai e giardinieri ci lavorano in 200, sempre gente sarda, attenzione! Assolutamente! Beh, non si stancano di dire a Porto Rotondo, e poi dicono... Aperto giorno e notte, commenti in noi nella Marì, lasciare per cortesia! Aperto giorno e notte che c'è un vecchio ammalato! I nostri vestiti torniamo a me, se mi devi lasciare la macchina, parcheggiata da avanti, nonostante io ci abbia messo il cartello, sì, siamo la linea! Facciamo... Se arrivo tu sta chita te alga nel gufo! Signor Cadinata, signor Cadinata, stanno bisticciando! No, da capra niente, che ogni volta ti volete... Una volta mi conoscono uno che ti era aperto sì. Sul ponte e lo ti era aperto un cane e morto no. Con la cintura! Insomma, questo premio era fatto in portare del cammino del globo, una distesa spinosa che incornicia la piscina ovoidale, la sesta di Villa Certosa, dove sul lago destro poggia una piccola oasi di palme. E poi il nuraghe, che un tempo era una cabina elettrica. Sono nuovi lampi sull'archeologia. Il nuraghe, in realtà, molti anni già nell'età del bronzo, se c'è qualche archeologo in sala lo può dire, il prima ancora erano cabine dell'Enel. Ma questa è la parte che mi piace di più, per pochi eletti, chi è salito fin lassù, non ha dubbi, il Belvedere è l'angolo più bello di Villa Certosa, praticamente un pensatoio. Sospeso tra mare e vento e terra, con tanto di panchine in tech, da lì non sfugge nulla. Che Willa! Rima con Maio, aumenta il volume che le principesse di Torino sono fuori e non sentono niente. Sono fuori. Fengoso Susoli ha mandato a balletto con un rifacimento, vedi, dice Pistis, che ne sa. Ne sa moltissimo Pistis. Elio, ma domani mattina ne avrai voce, ciao dalla Nifa Pugliese, con due nuovi adepti. Gli adepti. Allora, quando il sesso degli adepti, vi ricordo sempre, abbiamo appeso sulla porta della cattedrale le nuove funzioni del mese di luglio. Allora, il primo luglio si sacrifica un cerbiato. Si mangia a mani nude, poi via, a correre a Maitopis, per le grandi Dionisie. Poi si fa un pochino, si fa tutta metà del mese il ritiro spirituale per riti dell'Asia Minore e si torna per la grande celebrazione di Zeus, l'inventore del gelato. Ciao, te che vedo la censura, sì, la censura, esatto. Uomini belli come voi ero da molto senza vederne. Una proposta, continuate nudi, signora Gina, nudi ci vogliono. Davvero, tu buon gustare. Gente che ci birri bene. Certo che quando c'era Hans, lei... Io non so se glielo ho mai detto, tu te mi conosco, questa è una porta, pianta bombardente. Sì. Corre. Ma tengo la mano che mi attappara, ma la mano che mi va a dire il rugarruccio! E vero per Hans, un uomo enorme, veramente un nibelungo, un attrempare uomini quattro stagioni, a quattro ante. E tu che cosa mi ha chiesto? Non lo so neanche io, ma se più lui si mi ricorda. Certo è un caso giudiziario incredibile. Ah, questo è detto Norimberga. In questi tempi processi così non ne avrebbero più fatto errori così, guardi, stia tranquillo. Sì, molti lamentano, ma le toghe rosse c'erano anche a noi. Le toghe, ma se tu immagini una bustetta che avevano fatto questa montatura del nazismo. Incredibile. Una cosa che non credo.
Silvia Ravazzo, 34 anni su Debrezon, ma fumare che c'aveva il fratello gemello. Rossella, regalaci isole di un'isola, dice Aspide, così. Allora sentiamo cosa ci regala adesso la